Ben ritrovati cari amici di Orizzonte Scuola TV, un appuntamento speciale, quello di Question Time, martedì 31 maggio, siamo proprio alla fine, l'ultimo giorno per quanto riguarda la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle GPS, nelle graduatorie provinciali per le supplenze per gli anni scolastici 2022-2024. Facciamo il punto della situazione, un consuntivo, un bilancio per quanto riguarda queste graduatorie. Lo facciamo con Paolo Pizzo, rappresentante nazionale della UIL Scuola. Fra poco con lui faremo il punto della situazione, cercheremo di tracciare i punti fermi di questa istanza e poi soprattutto capire anche cosa accadrà dopo il 31 maggio, perché probabilmente ci saranno altri appuntamenti, altri spunti, altre domande da effettuare e da chiedere anche ai nostri esperti. Io introduco subito Paolo. Allora, buon pomeriggio, Paolo. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti. Benissimo, allora Paolo, iniziate il 12 maggio, si concludono il 31 maggio le graduatorie per le supplenze, cioè comunque le operazioni, il termine per quanto riguarda l'inserimento e l'aggiornamento. Non c'è una proroga, ecco, su questo possiamo essere praticamente ormai certi, ecco, si conclude tutto il 31. Sì, assolutamente sì, anche perché voglio dire, proroghe davvero dell'ultimo minuto non ce ne dovrebbero essere. C'è stata solo la novità, come avete potuto vedere, visto che l'avete pubblicata anche voi, di un chiarimento che in effetti noi avevamo comunque già comunicato a tutte le persone interessate, perché il Ministero ce lo dava già per certo più di una settimana fa, che è stato oggi. Come dire, inserito in una nota per cui anche chi ha la supplenza in corso quest'anno, a 30 giugno o a 31 agosto, che può essere una scuola statale o una scuola anche eventualmente paritaria, quindi che rientra comunque nel nostro ordinamento e ha superato il concorso del 2020, parliamo naturalmente dello straordinario di primo e di secondo grado, può vantare naturalmente l'abilitazione e quindi può spenderla. Sia per quanto riguarda un eventuale titolo aggiuntivo, ma anche per inserirsi a pieno titolo nella classe di concorso per cui naturalmente ha vinto lo straordinario. Quindi questa è Benissimo, la novità dell'ultimo minuto. benissimo, grazie Paolo. L'abbiamo in caso, l'abbiamo anche mandata a schermo. Ecco, subito ti chiedo, parlavo proprio in apertura, cosa accadrà dopo il 31 maggio? Ecco, quali operazioni saranno possibili dopo il 31 maggio? Allora, dopo il 31 maggio sostanzialmente possiamo dire che saranno previste nell'immediato, diciamo, due operazioni importanti. Sono lo scioglimento della riserva per chi si è inserito in prima fascia con riserva, appunto, o perché era uno studente che si stava laureando in scienze della formazione primaria, o perché era un docente che aveva ancora non concluso entro oggi le operazioni, prove orali e eventualmente scritte, quindi di un qualsiasi concorso abilitante. Questi docenti potranno, insieme anche a quelli che stanno per concludere eventualmente il sesto ciclo del TFA e quindi si sono inseriti in prima fascia con riserva sul sostegno, potranno sciogliere la riserva nel momento in cui acquisiranno questo titolo. Questo scioglimento della riserva accadrà naturalmente dopo il 20 di luglio, con una, diciamo, procedura che sarà simile a quella che abbiamo visto naturalmente in questi giorni per l'inserimento di istanze online, quindi con riserva nella prima fascia, dobbiamo naturalmente attendere la comunicazione del Ministero. L'altra operazione che è simile, possiamo dire, che si tratta in qualche modo anche di una convalida più che uno scioglimento della riserva per chiunque di quei docenti che hanno oggi inserito un servizio successivo come data di scadenza a quello del 31 maggio, perché naturalmente avendo un contratto in essere
che scadeva oltre il 31 maggio, avevano la possibilità, come sappiamo, di far vantare un punteggio maggiore rispetto a quello che avrebbero avuto se avessero inserito la data del 31 maggio. Queste sono le due operazioni principali. Poi naturalmente, Andrea, ci sarà quella, come dire, propedeutica ancora di più rispetto a questa, per quanto riguarda gli incarichi a livello provinciale, così come è stato fatto nello scorso anno soprattutto, ma questa è un'operazione che avverrà presumibilmente intorno alla fine di luglio, probabilmente anche gli inizi di agosto. Perfetto, grazie, grazie Paolo. Ecco, entriamo appunto più nello specifico per quanto riguarda il nostro question time di riepilogo. Ecco, lo preciso anche ai nostri spettatori che vedranno poi questo video in registrata. Ecco, è una formula appunto molto diversa rispetto al normale, non ci sarà l'interazione col pubblico, ma riusciremo appunto, grazie anche ad alcuni appunto domande che sono state selezionate dalla nostra redazione, a fare il punto su quanto sta accadendo per le GPS. Quindi non c'è, ecco, una interazione in tempo reale come è accaduto per le altre volte col nostro question time. Paolo, specifichiamo questo. Ecco, sono già inserito in GPS dal 2020 e non devo dichiarare nulla di nuovo. Devo necessariamente presentare domanda entro il 31 maggio? Allora, in questo caso la risposta mi verrebbe subito da dire no, con una particolarità. Allora, noi cosa abbiamo chiesto e cosa in realtà abbiamo ottenuto? Nell'ordinanza, come avete visto, si parla esclusivamente di nuovo inserimento, di aggiornamento. Cosa vuol dire? Che chi è già inserito nelle GPS del biennio precedente e non ha nessun titolo o non ha nessun servizio, in questo caso, da aggiornare, potrebbe tranquillamente non fare nulla, quindi neanche accedere alla domanda e quindi alla propria posizione, perché non ha nulla da confermare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si garantisce comunque, nella stessa provincia, con lo stesso punteggio di convalida eventualmente del biennio precedente, con la stessa scelta, naturalmente in questo caso delle 20 scuole che aveva a suo tempo effettuato il 6 agosto del 2020, e rimane confermato per le prossime graduatorie. Attenzione ad una particolarità però, perché le uniche cose che in questo caso il docente invece dovrà necessariamente confermare e quindi aggiornare sono eventuali titoli di preferenza. Quindi se io sono un docente che per esempio ha un figlio o due figli e che ho dichiarato nel biennio precedente, affinché questa mia preferenza mi venga riconfermata anche nel biennio successivo, devo necessariamente entrare in istanza online, andare nella sezione delle preferenze e confermare questo figlio, questi due figli che avevo già dichiarato nel biennio precedente, che è, ricordo, la preferenza numero 18 della sezione, oppure quella per esempio dell'invalidità. Anche quella è una preferenza che io necessariamente devo confermare qualora l'abbia già inserita nel biennio precedente, altrimenti queste preferenze non mi verranno riconfermate. Nel caso dell'invalidità, Andrea, la preferenza è la numero 19. Benissimo, grazie Paolo. Continuiamo con un altro quesito di quelli appunto arrivati alla nostra redazione. Iscrizione con riserva in prima fascia GPS e contemporanea in seconda fascia GPS. Chi può farlo? Allora, sostanzialmente sono tre categorie di aspiranti che si potevano inserire in prima fascia con riserva. Quelli che stanno terminando scienze della formazione primaria e che quindi sono all'ultimo anno, comunque fuori corso, in ogni caso che si stanno per laureare. Quelli che stanno terminando il sesto ciclo del TFA sostegno, e quindi parliamo della prima fascia del sostegno come specializzandi, e quelli che stanno svolgendo attualmente un qualsiasi concorso che rilasci come titolo anche l'abilitazione e che abbiano eventualmente superato la prima prova o che le abbiano magari concluse tutte, la cui graduatoria però ancora dall'ufficio scolastico regionale non è stata pubblicata.
Vediamo, Andrea, bene questi cosa hanno in comune e poi vediamo anche qualche specificità per dare anche naturalmente qualche consiglio. Intanto, cosa hanno in comune queste tre categorie di aspiranti? Il fatto che si devono inserire necessariamente in prima fascia con riserva, compilando quindi la schermata della tipologia di graduatoria a loro naturalmente di riferimento e compilare l'ultima sezione di quella schermata, dove oltre a dichiarare che sto per conseguire naturalmente il titolo, mi assumo poi con un flag di un quadratino, così visivamente lo ricordiamo a chi ci ascolta, mi assumo naturalmente poi appunto la responsabilità di sciogliere la riserva. Quando? La data è quella, ricordiamo, del 20 di luglio. Quindi io entro il 20 di luglio. Come abbiamo detto prima, sarò poi chiamato di nuovo dal Ministero a fare questa ulteriore, operazione di scioglimento della riserva qualora io naturalmente non abbia, conseguito questo titolo. Cosa dire nello specifico per tutti questi aspiranti? Noi il consiglio che abbiamo dato, perché devo essere sincero che dalla lettura letteraria effettivamente dell'ordinanza qualcuno potrebbe aver equivocato, è quello per cui è vero che ho la possibilità di inserirmi in prima fascia con riserva, ma cosa succede nel momento in cui per un qualsiasi motivo io non dovessi poi sciogliere la riserva, perché magari il concorso non l'ho terminato, perché magari il TFA è stato rinviato, eccetera, eccetera. Dovete in questo caso necessariamente iscrivervi a pieno titolo nella seconda fascia. Per fare un esempio, io che sto concludendo in A022 le prove del mio concorso, avendo il requisito della A022, la laurea con il CFU, per esempio, posso inserirmi a pieno titolo, qualora naturalmente non lo sia già nel biennio precedente, nella seconda fascia. Mi garantisco in questo modo una sorta di paracadute, chiamiamolo in questo modo, in modo che nel caso in cui non dovessi sciogliere poi la riserva entro il 20 luglio, sono inserito automaticamente in prima fascia a pieno titolo, perché guardate, non lo farà automaticamente il sistema. E qui dico due ulteriori cose e chiudo questo aspetto. La prima è che nell'eventualità voi vi inseriate anche in un'altra fascia, questo titolo che ancora state per conseguire e che quindi non lo avete entro il 31 maggio, non lo potete comunque far valutare come altro titolo culturale in un'altra graduatoria. La seconda particolarità, lo voglio ricordare a tutti quelli che stanno terminando un eventuale concorso, che voi avete visto il Ministero su come si è espresso in merito alla possibilità poi dello scioglimento della riserva. Voi potete sciogliere la riserva esclusivamente entro il 20 di luglio, qualora però la graduatoria di quel concorso, di quella classe di concorso, sia stata pubblicata dall'ufficio scolastico regionale. Una specificità, e chiudo davvero, per quanto riguarda scienze della formazione primaria, ricordiamo a tutti gli studenti che stanno per conseguire scienze della formazione primaria che all'atto dello scioglimento della riserva, quindi entro il 20 luglio, il Ministero vi darà la possibilità di inserire il titolo della lingua inglese nella graduatoria della lingua inglese. Benissimo, grazie. Grazie Paolo. Continuiamo con un'altra domanda. Ecco, e parliamo appunto dei laureandi, parlavi proprio di scienze della formazione primaria. Ecco, facciamo un focus proprio su di loro. Laureandi in scienze della formazione primaria, cosa bisogna sapere? Allora, bisogna sapere innanzitutto che c'è stata una novità recente rispetto sia al biennio naturalmente precedente, sia rispetto anche all'ordinanza che da questo punto di vista aveva confermato quello che è stato fino al biennio precedente. E quindi cosa conteneva e cosa contiene ancora l'ordinanza e cosa si prevedeva nel biennio precedente? Si prevedeva che oltre la prima fascia BGPS destinata a chi ha già l'abilitazione o si iscrive con riserva in attesa di conseguirla, per primaria e infanzia, quindi scienze della formazione primaria o diploma magistrale entro il 2001-2002,
titoli naturalmente abilitanti, c'è la possibilità per gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno, che rispettivamente hanno 150, 200 e 250 CFU entro il 31 di maggio, potevano, e poi perché uso, diciamo, il verbo appunto potevano, iscriversi nella seconda fascia delle GPS in subordine naturalmente a quelli che saranno chiamati dalla prima fascia. Che cosa invece è cambiato per loro? Il Ministero, attuando una interpretazione, chiamiamola estensiva da questo punto di vista, della stessa ordinanza, ammettono l'iscrizione in seconda fascia esclusivamente sulla base dei crediti che io posseggo entro il 31 di maggio, indipendentemente dall'anno di iscrizione. Quindi, per farvi un esempio molto diciamo specifico, io che sono un studente che sta frequentando il quarto anno di scienze della formazione primaria, ma che non ha i 200 crediti che erano previsti, ma ne ha magari 150, 160, 180, posso comunque iscrivermi in seconda fascia, perché oggi, diciamo, da una settimana, ecco, mettiamo così, comunque fino ad oggi, per chi ancora è interessato, l'unico criterio che io devo seguire, l'unico requisito che io devo possedere è il numero dei crediti. Quindi posso essere un docente del quarto anno, del quinto anno, che ha almeno 150 crediti e posso iscrivermi nella seconda fascia di istituto. Naturalmente, anche in questo caso, io ricordo a chi è iscritto al quinto anno di iscriversi con riserva naturalmente in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia, perché un'iscrizione al quinto anno quasi sicuramente possiede almeno 150 CFU. Benissimo, ecco Paolo, un altro aspetto importante, molto richiesto nelle domande, è quello che riguarda il servizio specifico e aspecifico. Ecco, specifichiamo come si carica e parliamo anche appunto in particolar modo di questo aspetto. Allora, devo dire che su questo in realtà c'è stata un po' di confusione anche rispetto effettivamente al biennio precedente. Io cerco un po' di riassumerlo molto brevemente facendovi degli esempi in modo che riusciamo anche a capirci meglio. Allora, il servizio specifico è quello che sostanzialmente io ho svolto in una classe di concorso o in un tipologia di o in una tipologia di posto per la quale sono presente nelle GPS e si deve inserire, attenzione, una sola volta. Quindi, per farvi un esempio, io che sono un docente che si inserisce in una seconda fascia tab 4 in A022 e ho svolto il mio servizio in A022, dovrò naturalmente entrare nella schermata dei servizi, in alto selezionare la mia GPS, che in questo caso è la 022, laddove il sistema mi chiede dove è stato svolto questo servizio, nel menu a tendina io devo indicare esclusivamente la 022, indicare laddove dice paesi europei no, e poi selezionare la tipologia di servizio che io voglio ricordare che sia per la scuola statale sia per la scuola paritaria è esclusivamente AC1, perché io dico al sistema che quel servizio è un servizio quindi specifico, caricato sulla 022, svolto sulla 022. Cosa succede se sono inserito in altre classi di concorso, stesso grado o diverso grado? Automaticamente, a chiusura dell'istanza, il sistema, quel servizio che io ho caricato specifico sulla 022 perché svolto sulla 022, mi andrà la metà del punteggio anche sulle altre classi di concorso. Sul sostegno invece, anche qui c'è stata, devo dire, particolare confusione, c'è ovviamente una particolarità che è già in vigore, in realtà era già in vigore nel biennio precedente. Supponiamo che io, oltre che nella 022, sia iscritto nella graduatoria GPS del sostegno delle scuole medie, quindi stesso grado della 022. Quindi sono sostegno scuole medie, ADMM,
a 022 classe di concorso di lettere del primo grado. Ho svolto un anno di servizio sul sostegno. A quel punto voi quel servizio lo dovete caricare una sola volta ed esclusivamente in ADMM. Quindi sceglierò la mia GPS ADMM, sceglierò poi servizio svolto su ADMM, servizio specifico anche in questo caso C1. Perché? Perché in questo caso il sistema che cosa farà? Vi darà i 12 punti sull'ADMM, che è la vostra classe del sostegno, la vostra GPS del sostegno, automaticamente, senza che io debba ricaricare lo stesso servizio anche sulla 022, vi darà i 12 punti anche su A022, quindi per intero, perché trattasi di stesso grado di scuola, e poi vi darà la metà del punteggio sempre in automatico anche su altre eventuali classi di concorso, tipologie di posto diverse dal primo grado e dalla 022. Molto importante invece quando io devo dichiarare il servizio a specifico. Diciamo che sostanzialmente il servizio a specifico io lo devo dichiarare solo ed esclusivamente in tre casi. Il primo caso è se ho svolto servizio su religione cattolica. Il secondo caso è se ho svolto servizio in alternativa della religione cattolica. Il terzo caso, che è stato molto diffuso, devo dire, quest'anno, è se io ho svolto un servizio, attenzione, esclusivamente per una classe di concorso in cui non sono presente nelle GPS. E questo è l'ultimo caso, ripeto, molto diffuso, e lo capiamo meglio con un esempio. Facciamo finta che io sia un docente di ruolo della scuola primaria. Quindi, nelle GPS, io mi sono, per esempio, inserito nella tab 4 perché ho una laurea in lettere sempre nella 022. In quel caso, quando voi entrate nell'istanza, siccome il docente di ruolo non può iscriversi nella primaria, in questo caso nelle GPS, ma lo può fare solo per altra classe di concorso, nella tipologia di GPS io indicherò la 022, nel servizio svolto, anche quello di ruolo, io indicherò la primaria, nella tipologia di servizio svolto, in questo caso io indicherò AC2, quindi non più AC1, che è il servizio specifico, ma AC2, cioè sto dicendo al sistema: guarda, io sono nella GPS della 022, ho svolto un servizio nella scuola primaria, ma non sono nella GPS per la scuola primaria. Chiudo questo aspetto dicendo anche un errore molto comune che avete commesso, perché mi hanno chiamato su questi in molti, ma l'abbiamo visto, Andrea, anche nelle dirette che avete fatto voi. Quando io ho svolto un servizio senza titolo per una graduatoria in cui non sono inserito nelle GPS, attenzione, perché voi quel servizio non lo potete dichiarare come a specifico. Quindi faccio un esempio molto concreto che è stato quello più diffuso. Se io sono inserito nelle GPS della 046, d'accordo, e ho svolto un servizio con messa a disposizione da laureato in A046 nella primaria, perché quella scuola non ha trovato più docenti abilitati, questo servizio io nelle GPS della 046 non lo posso inserire come a specifico perché non ho il titolo della scuola primaria. Quindi attenzione a questo aspetto, perché nel momento in cui vi valideranno il punteggio del servizio, vi chiederanno se quel servizio che voi avete svolto a specifico sia un servizio svolto con il titolo o senza titolo. Se sono un docente di ruolo, nell'esempio che vi ho fatto prima, ovviamente sono un docente di ruolo nella primaria, quel servizio l'ho svolto con il titolo. Se sono un docente della 046 invece, che non ha il titolo per la scuola primaria e ha svolto servizio per la scuola primaria, quel servizio non vi va assolutamente valutato. Benissimo, grazie. Grazie Paolo. Continuiamo con un altro aspetto, perché la domanda di GPS può anche coinvolgere i docenti di ruolo. Ecco, la compilazione della domanda da parte dei docenti di ruolo. Cosa c'è da sapere? Allora, ci sono da sapere poche cose, ma a mio avviso importanti. Intanto diciamo
Quali sono le tipologie di posto o le graduatorie in cui i docenti di ruolo si sono potuti iscrivere o si sono naturalmente già iscritti entro oggi nelle GPS? Sono esclusivamente quelle classi di concorso o tipologie di posto che appartengono ad ordini o gradi diversi di scuola rispetto a quella in cui sono in ruolo. Quindi, sempre facendo riferimento all'esempio precedente, se io sono un docente di ruolo nella primaria e presumibilmente quasi nel 100% dei casi ho il titolo di insegnamento anche per l'infanzia, nelle GPS io naturalmente potrei iscrivermi nell'infanzia, ma non nella primaria, oppure potrei iscrivermi se ho un titolo di accesso, per esempio la laurea in lettere, e rimaniamo anche nell'esempio precedente della 022 che ha i crediti, ha i 24 CFU, o anche senza i 24 CFU, perché in questo caso sono già abilitato per un altro ordine di scuola, posso tranquillamente iscrivermi nelle GPS. Perché? Perché l'articolo 36 del contratto nazionale ancora vigente permette a questi docenti di essere non solo presenti nelle graduatorie, ma di poter accettare una supplenza che sia almeno al 30 di giugno in altro ordine di scuola o in altra classe di concorso. Una particolarità la dobbiamo dire, Andrea, per quelli che sono neoimmessi in ruolo. Quindi mi rivolgo in questo caso a tutti i docenti neoimmessi in ruolo, anno scolastico 21-22, o a tutti quelli che stanno svolgendo comunque l'anno di prova. Quindi mi riferisco a chi, per esempio, aveva ottenuto un passaggio di ruolo nel 21-22, o anche i cosiddetti docenti articolo 59 che oggi hanno un contratto a tempo determinato che il primo di settembre si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato dopo lo svolgimento dell'anno di prove e di formazione. Anche questi docenti, attenzione, hanno potuto fare la domanda entro oggi, sempre per classi di concorso diverse da quelle in cui sono in ruolo, o addirittura per la stessa. Se stiamo parlando dell'articolo 59, perché ricordiamo che sono coloro i quali hanno ancora un contratto a tempo determinato, quindi io addirittura avrei potuto anche inserire la mia stessa classe di concorso per cui oggi sono con contratto a tempo determinato, articolo 59, finalità di ruolo, devono però sapere che nel momento in cui termineranno l'anno di prova e formazione con esito positivo, saranno comunque cancellati dalle GPS e dalle graduatorie di istituto e si potranno eventualmente reiscrivere il biennio precedente. Perché? Perché una legge della ex ministra ha stabilito che tutti i docenti in ruolo a partire dal 2021 che superano l'anno di prova e formazione sono cancellati all'atto del superamento dell'anno di prova e formazione da tutte le graduatorie, comprese in questo caso le GPS e le graduatorie di istituto, tranne dai concorsi ordinari eventualmente. Grazie Paolo. Continuiamo con un altro aspetto ed è quello della scelta delle sedi delle graduatorie di istituto. Quindi cerchiamo di capire i criteri, i vincoli e le scelte. Allora, qui molto semplicemente, allora, qui voi avete intanto la scelta di 20 scuole, quindi 20 sedi. Ed è importante dire che queste 20 sedi le potete scegliere, attenzione, non sono obbligatorie come naturalmente l'inserimento delle GPS, diciamo quindi della graduatoria principale. E c'è da dire anche che sono da 1 a 20 scuole, quindi non obbligatoriamente queste 20 scuole devono essere inserite. L'altra particolarità è che ad oggi ci risulta anche, voglio dire, ci risultano, diciamo, degli aspetti non proprio conformi, devo essere sincera, a quello che ci avevano detto, perché alcuni ci dicono che queste 20 scuole si scelgono in relazione esclusivamente a quella classe di concorso per cui loro si sono inseriti, quindi la scelta della scuola è legata all'insegnamento della loro classe di concorso in quella scuola. Altri, non ho avuto contezza stamattina, per esempio per gli ITP, ci risulta che alcune classi di concorso della tabella B degli ITP faccia scegliere agli aspiranti anche scuole
in cui quella classe di concorso in realtà non si insegna. Quindi devo dire che a seconda di quello che vi uscirà, diciamo, nel menu a tendina come scelta, voi comunque in ogni caso avete la possibilità di scegliere da 1 a 20 scuole. Da 1 a 20 scuole per quella classe di concorso, ricordiamo però che quelle 20 scuole, in quelle 20 scuole, voi teoricamente potreste essere chiamati anche dalle graduatorie incrociate del sostegno, qualora una di quelle 20 scuole naturalmente abbia bisogno di docenti inseriti in quelle graduatorie che non hanno il titolo di specializzazione. Le altre due cose importanti da dire: quando si utilizzano queste 20 scuole, attenzione perché Andrea su questo c'è stato anche un po' di confusione, nel senso che chi ha inserito queste 20 scuole oggi pensa che queste 20 scuole facciano parte di quel pacchetto di scuole da cui io dovrò essere chiamato per le supplenze annuali o al 30 di giugno con la domanda che si farà a luglio, come abbiamo detto presumibilmente. Io dico che non c'entrano assolutamente nulla queste 20 scuole, fermo restando che naturalmente qualora voi lo vogliate, una, due, anche tutte e 20 queste scuole le potete comunque poi inserire per la domanda che si farà presumibilmente a luglio, in cui sceglierete le scuole di tutta la vostra provincia per avere un incarico annuale o al 30 di giugno. Quindi potete inserirle, potete non inserirle. Quello che io vi chiedo adesso è di concentrarvi per queste 20 scuole, pensando esclusivamente che da quelle 20 scuole voi potreste essere chiamate esclusivamente per le supplenze brevi e che quindi non hanno nulla a che fare con la scelta che farete successivamente in ambito provinciale. Chiudo dicendo una particolarità che è stata in realtà reintrodotta e che era stata invece non confermata nel biennio precedente, che sono le supplenze brevi con chiamata prioritaria solo per i docenti di infanzia e della scuola primaria, che accanto a ciascuna di queste 20 scuole potranno inserire la loro volontà ad essere chiamati per le supplenze fino ai 10 giorni. Tra queste 20 scuole potranno scegliere, come sicuramente avranno già visto, fino a 5 istituti comprensivi e di cui 2 circoli didattici. Bene, Paolo, andiamo con un altro aspetto che ci hanno chiesto diversi lettori in queste settimane, i titoli esteri. A cosa bisogna prestare attenzione? Allora, c'è anche qui un aspetto che cambia rispetto al biennio precedente. Cosa è successo in questo biennio? Così ci chiariamo meglio. Chi aveva un titolo conseguito all'estero, quindi parliamo di titoli di ingresso, attenzione, abilitazioni o sostegno, si inseriva con riserva, in attesa del riconoscimento di questo titolo da parte del Ministero, ma comunque poteva partecipare alle supplenze e in realtà ha partecipato alle supplenze. Per il prossimo biennio l'ordinanza ha invece previsto che io posso inserirmi con riserva, attenzione, fermo restando che io entro oggi, 31 di maggio, abbia comunque non solo conseguito il titolo, quindi sia in possesso del titolo, ma che abbia naturalmente entro oggi inviato al Ministero la richiesta per il riconoscimento di questo titolo. Quindi si possono inserire con riserva, in questo caso naturalmente in prima fascia, abilitazione o specializzazione, devono aver inviato entro oggi al Ministero la richiesta di riconoscimento del titolo. Rispetto però al biennio precedente non potranno concorrere in nessuna fase delle supplenze, quindi né dalle GPS, diciamo per le supplenze provinciali, né dalle graduatorie di istituto, dalle 20 scuole per capirci, per le supplenze brevi, fino a quando il Ministero non scioglierà loro la riserva e non riconoscerà quindi il titolo a pieno titolo. Grazie Paolo. L'ultimo aspetto da considerare è quello che riguarda la sezione altri titoli, quali valgono e a cosa bisogna prestare attenzione. È un aspetto questo importante da sottolineare. Allora, è un aspetto a mio avviso importante. Scusami Paolo, però abbiamo un problema col video, cioè non ti vediamo più.
Adesso perfetto, ora ti scusate, vedo. Dai, ho toccato qualche tasto. Allora, è un aspetto sicuramente importante e lo dico soprattutto per chi si inserisce in graduatorie diverse, o meglio per chi si inserisce, per capirci, in tabelle diverse. Questo è stato un errore, come ho detto in tante altre occasioni, molto diffuso nel biennio precedente, e fortunatamente, avendolo spiegato anche più volte, sia l'avete spiegato anche voi, ma noi abbiamo fatto numerose FAQ, numerosi esempi su questo aspetto, fortunatamente questo errore è rientrato. Qual è l'aspetto importante? Intanto diciamo che naturalmente, come sicuramente già avrete visto, i titoli non sono assolutamente cambiati rispetto al biennio precedente, quindi le tabelle, salvo qualche ulteriore, diciamo, precisazione da parte del Ministero per alcuni refusi che c'erano in relazione magari ad anni scolastici, sono rimasti sostanzialmente uguali. Quindi si valutano le certificazioni informatiche, massimo 2 punti, 0,05 punti per certificazione fino ad un massimo di 4, si valutano i master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento, oppure certificazioni naturalmente linguistiche, C1, C2, B2, eccetera, eccetera. A cosa dovete prestare attenzione? Dovete prestare attenzione soprattutto al fatto, e lo dico attenzione soprattutto a quelli, perché lì ho notato l'errore probabilmente più diffuso, soprattutto a quelli che erano già inseriti nel biennio precedente in una determinata graduatoria, quindi loro avevano già inserito dei titoli che magari sono stati già valutati nel biennio precedente, e entro il 31 maggio, quindi con questo nuovo aggiornamento, hanno inserito invece graduatorie ex novo, quindi nuovi inserimenti, compresi naturalmente gli inserimenti, come abbiamo detto, con riserva. Che cosa succede? Succede che quei titoli che voi avete già inserito nel biennio precedente, qualora inseriate graduatorie o comunque tipologie di posto differenti dal biennio precedente, quei titoli vanno necessariamente ridichiarati. Perché questo? Perché la valutazione di un titolo avviene anche due volte qualora lo stesso titolo deve essere valutato per tabelle diverse. Vi faccio un esempio. Se nel biennio precedente io ero inserito nella 022 tabella 4 laureati, e oggi per esempio mi inserisco con riserva nella prima fascia, perché sto per esempio acquisendo l'abilitazione attraverso il concorso che ancora devo terminare, quel titolo che voi avete inserito nella tabella 4 come laureati appartenenti alla 022 lo dovete necessariamente reinserire, in questo caso nella tabella 1 per esempio, se sono quindi primaria o infanzia, prima fascia, o nell'esempio che vi ho fatto prima, se sono nella tab 3, cioè scuola secondaria di prima fascia con riserva, perché quello stesso titolo vi deve essere valutato una seconda volta, diciamo così, per la nuova tabella che voi naturalmente andate ad inserire. Vi voglio ricordare che questo invece non avviene con il servizio, perché il sistema, nel caso invece del servizio, sarà automaticamente valutato quel servizio che voi precedentemente avete inserito per una classe di concorso nella nuova classe di concorso. Questo invece non avviene con i titoli culturali. Quindi ricordiamoci, nel momento in cui io sono inserito in più tipologie di posto, in più graduatorie, lo stesso titolo devo necessariamente farlo valutare due volte. Una volta per la graduatoria di una fascia, lo stesso titolo un'altra volta per la graduatoria di un'altra fascia. Tra le novità che avete visto anche attraverso le FAQ, e chiudo, c'è quella della possibilità di inserire un numero di certificazioni informatiche e un numero di certificazioni linguistiche che possono superare anche il numero rispettivamente di 4 o di 3 qualora io le abbia già inserite nel biennio precedente. Perché succede questo? Può succedere, per esempio, se io nel biennio precedente ho inserito una certificazione linguistica in modo erroneo. Come sapete, quella certificazione linguistica
non posso cancellarla. La posso eventualmente, inserire una nuova certificazione linguistica, anche qualora dovessi superare quel numero di certificazioni linguistiche consentite, e il sistema farà un unico, diciamo, punteggio, tenendo conto sempre dello stesso numero delle certificazioni che poi sono possibili inserire all'interno del sistema. Ricordiamoci che il Ministero ha emanato delle FAQ, ricordiamoci, Andrea, di fare un riepilogo sulla domanda che ho presentato. Tenete presente anche il fatto che la domanda sia stata correttamente inviata. Ve la troverete entrando in istanze online, ricordiamolo, in alto a sinistra come PDF in archivio anno scolastico 2022, e ricontrollate bene. E a proposito dei titoli, ricontrollate bene la casella dei titoli in cui avete inserito quel titolo, perché uno degli errori che c'è stato anche nel biennio precedente molto diffuso è il fatto che io un titolo lo abbia inserito in una casella che non era dedicata propriamente appunto a quel titolo. E siccome oggi non lo posso andare più a modificare, può essere un problema se ricommettete naturalmente lo stesso errore. Benissimo, grazie allora Paolo per essere stato con noi, per aver dato ulteriori delucidazioni in merito alla domanda di inserimento e aggiornamento nelle GPS. È stato un periodo intenso, immagino, per te, anche la questione riguardante lo sciopero, la riforma, quindi ci sono stati momenti veramente di grande carico. Non è finita qui perché poi ci sarà anche un'estate, come sempre, molto torrida da questo punto di vista per il mondo della scuola. Grazie mille, Paolo. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, ritorniamo noi a schermo intero. Abbiamo quindi trasmesso Question Time speciale GPS proprio alla conclusione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Abbiamo fatto il punto della situazione su quello che poi anche avverrà dopo la scadenza del 31 maggio. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto su Orizzonte Scuola TV.